Secondo il World Migration Report 2020, il 3,5% della popolazione mondiale risiede al di fuori del proprio paese d'origine. Su 7,7 miliardi di persone, ben 272 milioni sono costrette a vivere lontano da casa. Noi occidentali crediamo e facciamo credere che le sofferenze del migrante svaniscano entro i confini dei nostri stati, democratici, liberali ed economicamente forti. Ma al momento dell'arrivo inizia l'integrazione, talvolta sinonimo di precarietà e paura. Paura di dimenticare il passato o, al contrario, paura di vivere costantemente ancorati al passato. Bisogna trovare un equilibrio tra passato e presente nel tentativo di inserirsi nella nuova società. E se fossimo noi i migranti del futuro? Non sappiamo quanto sia difficile cambiare lingua, cultura e vita. Non sappiamo quanto sia stressante vivere nella precarietà. Non sappiamo quanto sia doloroso vivere continuamente scissi tra chi si era e chi si deve essere. E siamo portati a credere che l'incontro tra culture sia immediato e indolore. Ma in realtà, quanto bisogna sacrificare di sé? La nostra città, Como, nell'estate del 2016, è balzata agli onori della cronaca per la cattiva gestione dell'emergenza migranti. Circa 400 profughi africani, richiedenti asilo politico, si sono accampati per settimane di fronte alla stazione San Giovanni nel tentativo di raggiungere in treno la Svizzera. Noi, invece di documentare episodi analoghi, abbiamo deciso di intervistare un giovane ucraino di 18 anni, residente a Como, senza viaggi rischiosi alle spalle, non un profugo, ma un immigrato economico. Abbiamo fatto questa scelta perché parlando di immigrazione, quasi sempre ci si concentra su guerre, persecuzioni, viaggi nel deserto, campi profughi, tendopoli di fronte alle stazioni e naufragi nel Mediterraneo. Ma quasi mai si racconta dei disagi legati all'integrazione e all'incontro e scontro tra culture e modi di pensare differenti. Доброго дня, мене звати Семен, мені 18 років. Народився я в Україні, але з 2015 року мешкаю в Італії. Ho ricevuto la protezione per motivi umanitari. Significa che, diciamo così, non pur non rispettando le condizioni per un vero e proprio asilo politico, tuttavia si riconosce che la situazione, appunto, economica e sociale nel tuo paese d'origine non era sostenibile per te, perciò puoi vivere in Italia per un periodo indeterminato. Cioè, indeterminato, nel caso mio sono stati quanti? Uno o due anni, non già mi ricordo. Sono venuto qui per fare l'università perché evidentemente la diploma, diciamo così, di una qualsiasi università di un paese dell'Unione Europea evidentemente comporta dei vantaggi sul mercato di lavoro, ti permette di lavorare anche all'interno dell'Unione Europea. Se tu ricevi il diploma in qualsiasi paese dell'ex URSS, sei limitato, diciamo così, per il lavoro solo nei paesi dell'ex URSS. La questione dell'occupazione russa di Crimea, così come anche, diciamo così, l'intervento russo nel Donbass, ha avuto una certa influenza, anche se non è stato il motivo principale della mia partenza. Tuttavia sì, comunque c'era una specie di timore, diciamo così, nella mia famiglia, che avendo raggiunto io forse 20 anni, 21 anni, potevo essere chiamato all'esercito, perché tuttavia in Ucraina c'è ancora il servizio militare obbligatorio. Il carattere della nostra emigrazione è diverso, perché è un'emigrazione lavorativa, è un'emigrazione di carattere economico, non di sociale e non di politico. Perciò, appunto, noi non tendiamo di organizzare una diaspora vera e propria. E questo è il nostro difetto, perché se ci fosse una diaspora vera e propria con, non so, gli ristoranti ucraini, con le associazioni culturali ucraine e altre organizzazioni del genere, forse saremmo come la comunità cinese. Ma vediamo i dati ufficiali. Secondo l'Istat, gli ucraini attualmente residenti in Italia sono oltre 228.000 e sono la quinta nazionalità straniera più diffusa nel nostro paese. Ma non è sempre stato così. Nel 2003, infatti, essi erano appena 12.000,
ma tra il 2003 e il 2006, in soli 3 anni, gli ucraini in Italia sono diventati oltre 100.000 e da quel momento in poi la loro migrazione ha assunto dimensioni sempre maggiori. Che cosa è successo negli ultimi anni che li ha costretti ad emigrare? Dal crollo dell'URSS nel 1991, l'Ucraina vive infatti in uno stato di perenne crisi, sia economica che politica. Il motivo è che i due maggiori gruppi etnico-politici, filorussi ed europeisti, non sono riusciti a trovare un accordo. Al contrario, la Crimea, nel 2014, ha subito un violento processo di russificazione e da 6 anni si combatte aspramente in Ucraina orientale, soprattutto nella regione del Donbass, con gravi perdite anche tra i civili innocenti. I filorussi vogliono l'indipendenza del Donbass e della Crimea dallo Stato ucraino. Gli ucraini europeisti, invece, vogliono l'Ucraina unita ed economicamente libera dalla Russia di Putin. Il conflitto pare non possa aver fine, perché dietro le stanze di europeisti e filorussi ucraini si nascondono gli interessi economici dell'Unione Europea e della Russia che agiscono attraverso la classe dirigente ucraina. E dunque, di fronte al dio denaro, nessuno vuole fare un passo indietro. Nel frattempo, però, la situazione economica è peggiorata e molti civili sono morti sotto le bombe e chi ne ha avuto la possibilità è emigrato, in cerca di un futuro migliore. L'assimilazione, a mio parere, è quando appunto tu, diciamo così, rifiuti tutto ciò, tutto il tuo contesto del paese dove sei nato, dove sei cresciuto, il contesto della tua famiglia, cioè tu stai rifiutando praticamente una parte della propria personalità giusto per appunto assimilarsi, rendersi simile alle persone che vedi in giro, tu diventi un niente. E appunto l'integrazione, a mio parere, consiste proprio nel, diciamo così, in trovare un accordo, una specie di compromesso tra quello che eri e quello che dovrai essere per appunto vivere il presente in una maniera migliore. È una scissione tra te, diciamo pure vecchio, e te, il te nuovo, ecco. E appunto l'integrazione consiste nel oltrepassare il conflitto alla, diciamo così, coesistenza di questi due aspetti, di, diciamo così, ridurre le, come posso dire, le controversie al punto minimo. Cioè, è più difficile trovare un compromesso, però mi sto sforzando e credo di almeno parzialmente, diciamo così, di aver parzialmente riuscito a trovare un compromesso, perché ormai io capisco che non sarò più quello che ero, ma nello stesso tempo non voglio essere come, diciamo così, tutti gli altri. La cosa che forse vorrei mantenere, che mi ricorda ancora delle mie radici, sarebbe la freddezza, però da non intendersi come qualcosa di negativo. La razionalizzazione, nel senso che sto cercando di non lasciarmi cadere alle emozioni. Invece, per quanto riguarda gli aspetti da acquisire qui, sarebbero i particolari, diciamo così, della vita sociale, della storia italiana, perché evidentemente io ne conosco ancora poco e questo mi limita in un certo senso. Per cui io, pur essendo in un gruppo, non partecipo, perché non capisco di cosa si dice, non capisco i discorsi che il gruppo sta facendo, che cosa io sto facendo per migliorare e informarlo. Sto approfondendo gli aspetti che interessano me, non lo faccio un po' giusto per dire due parole in un discorso. Se appunto io faccio le cose giusto per averle fatte, cioè senza avere un interesse proprio, questa secondo me è più assimilazione, perché appunto tu ti sforzi, ti, diciamo così, ti autocostringi di
vedere, di sentire, di leggere le cose che non ti interessano, giusto per, diciamo così, giusto per essere in grado di sostenere un discorso. Questa è l'assimilazione, perché appunto ti stai, diciamo così, perdendo come persona. Non so, forse avreste in mente Ibe di Pirandello, uno nessuno 100.000, che giusto, puoi cambiare tante maschere, ma alla fine poi ti stai ponendo sempre la stessa domanda: ma chi sei? Beh, quella domanda mi ponevo sempre, mi pongo anche tuttora: chi sono? Perché io non posso ottenere cittadinanza italiana? Visto che io, uno, facendo a scuola, io ho mostrato di essere in grado di capire e parlare la lingua italiana. Due, ho studiato la storia italiana. E tre, ho fatto l'educazione civica. Lasciarci vivere, poi tutto il resto si sistemerà da solo, saremmo noi a sistemarlo.